di utenti, quindi di sanità, quindi di salute, quindi di diritti. Io volevo intanto portarmi il saluto di Lorenza Carlassare, che non è potuta venire perché non siamo a disposizione, però volevo farla comunque essere qui lo stesso, leggendo una cosa molto bella che lei ha scritto in questo libretto, quando dice, citando Gobetti, che Gobetti accusava il potere di allora di non voler portare il conflitto sociale in Parlamento, cioè di non volere che il conflitto affiorasse nelle istituzioni ed entrasse nel dibattito parlamentare, dove lo scontro tra interessi diversi poteva comporsi con i metodi della democrazia. Alla Camera, come altrove, si voleva, scrive Carlassare, il pensiero unico, e più tardi, in modo ferreo, lo si impose. Perché, sostiene, soffocate le voci discordanti, alla fine si soffocano gli interessi di cui queste voci sono espressione. E allora, parlando di interessi e di conflitto, volevo chiedere a Landini, intanto, se non vorrebbe stare in Francia, se in Italia in questo momento, con la sede. E poi volevo chiederti anche, a proposito di conflitto, che ci sono in campo, magari lo vorrà ricordare, anche altri referendum sociali molto importanti. Perché a Costituzione invariata noi abbiamo avuto il Job Act, abbiamo avuto la riforma sulla scuola, quindi diciamo, e sono in campo tanti compagni e compagni, amici che stanno raccogliendo le firme, perché poi nel 2017, se sarà possibile, a stretto giro saremo chiamati a quest'altre due grandi battaglie, oltre quella qua sulla legge elettorale. Quindi diciamo, Maurizio, qui abbiamo avuto una situazione in cui Job Act è passato, come sappiamo, e poi abbiamo avuto pochi giorni fa l'esordio della nuova Confindustria, dove si è capito che loro vogliono questa riforma a tutti i costi, e come diceva Tommaso Montanari, queste riforme vengono attuate perché non sono adeguate a rispondere all'economia globale del momento. Quindi se non c'è questa riforma, se non c'è questa deforma, questa cancellazione di queste costituzioni del dopoguerra, la finanza, l'economia ha grandi difficoltà, perché c'è un conflitto che comunque fino adesso, anche se in malo modo nelle aule parlamentari, nelle istituzioni, si riflette in qualche modo. Come si esce da questa battaglia che è costituzionale ma anche sociale? Le due cose sono molto legate. Intanto volevo dire questo, che il 9 e il 10 di giugno e il 15 di giugno, come Metalmeccanici, in questo caso non solo come FIOM ma anche con gli altri sindacati metalmeccanici, abbiamo proclamato uno sciopero generale dei metalmeccanici, e in tutte le regioni, compresa anche la Toscana, il 9, il 10, il 15 i metalmeccanici scendono in piazza, tra l'altro con un punto abbastanza simile alla ragione per cui stanno manifestando anche i sindacati francesi, o meglio una parte dei sindacati francesi, per dircela come va detta, perché, come sapete, uno dei punti di fondo su cui la CGT si sta battendo è quello di impedire che il cosiddetto articolo 2 del provvedimento diventi operativo. L'articolo 2 del provvedimento in Francia dice di fatto che diventa l'azienda il luogo dove si fanno le norme, e quindi non ci sono più né i contratti nazionali né le leggi generali che vengono avanti, e noi per la stessa ragione, il 9, il 10 e il 15, scendiamo in piazza proprio per difendere e cercare di riconquistare il contratto nazionale di lavoro, cioè per affermare il fatto che una persona in qualsiasi azienda lavora deve avere dei diritti garantiti, e non deve essere legato all'azienda in cui lavora, alla condizione di lavoro. Lo dico naturalmente non per sviare la domanda, perché va fatta una riflessione anche su quello che è avvenuto, sul fatto che nel nostro paese sono state fatte anche delle manifestazioni, degli scioperi,
anche nel settore della scuola e non si è ottenuto assolutamente nulla. Il governo è andato avanti, del resto anche in Francia il governo dice che andrà avanti uguale, e lo dico perché siccome abbiamo dei contatti, tra l'altro l'attuale segretario della CGT francese è un metalmeccanico della Renault e prima era il segretario dei metalmeccanici e quindi ci conosciamo, e io non escludo nemmeno, siccome mi hanno invitato, visto che noi lo sciopero lo facciamo il 9, il 10 e il 15 e loro molto probabilmente lo fanno il 14, non escludo nemmeno, se riesco a trovare il tempo, visto che mi hanno invitato, di fare anche un salto in Francia, ma dobbiamo, diciamo così, trovare le forme e il modo che ognuno nel suo paese sia in grado di fare delle battaglie che uniscano, perché ciò che viene fuori da quello che sta succedendo in Francia e da quello che è avvenuto noi è che oggi l'attacco ai diritti nel lavoro e l'idea che l'impresa diventi il riferimento della politica e dell'economia al posto del lavoro e dei diritti del lavoro è la tendenza che sta venendo avanti. Del resto, se ci pensiamo, le politiche del governo Monti, del governo Letta e poi del governo Renzi hanno un'origine molto precisa. E a proposito di volontà popolare, qui c'è proprio un punto. Se voi ci pensate, caduto Berlusconi sulla base della lettera inviata dalla BCE, questo paese non è andato a votare per eleggere un nuovo Parlamento, ma abbiamo avuto il governo Monti, il governo Letta e il governo Renzi che tra le altre cose hanno come caratteristica comune che nessuno di questi tre leader, visto che adesso stanno parlando di riforme, che la domenica sera si dovrebbe sapere già cosa è stato fatto tutto, nessuno di questi tre si è mai sottoposto prima di diventare presidente al voto dei cittadini per dire cosa doveva fare. A proposito di noi, e se ci pensiamo, dentro i quei contenuti di quella lettera ci sono le cose che sono avvenute. Se noi abbiamo le pensioni peggiori d'Europa è perché ci è stato chiesto tagliate le pensioni. Se è stato abolito lo statuto dei lavoratori e resi possibili i licenziamenti è perché quella lettera diceva cancellate le tutele e i licenziamenti. Se oggi i contratti nazionali di lavoro non sono rinnovati, non solo ai metalmeccanici, ci sono 7 milioni di lavoratori oggi, 3 milioni e mezzo pubblici e 3 milioni e mezzo privati che sono senza contratto nazionale da tempo. Se si va verso la privatizzazione di qualsiasi cosa, se si è arrivati ad abolire le province, non è perché c'è qualche genio che è andato al governo dicendo che aveva idee nuove, erano tutte cose scritte dentro la lettera della BCE che oggi stanno applicando. Allora il punto di riflessione che noi dobbiamo, credo, fare è proprio quello di una battaglia che non può essere solo locale o nazionale. Certo, ognuno deve fare la sua parte, ma io credo noi ci dobbiamo porre il problema che la nostra iniziativa e la nostra battaglia abbia una dimensione, perché una delle origini dei problemi, anche nuovi con cui siamo chiamati a fare i conti, è proprio la questione che riguarda l'Europa, che riguarda il fatto che oggi non c'è un'Europa sociale e il fatto che oggi è la finanza che comanda, non solo in Italia, ma in Europa, e che sta mettendo in discussione proprio i principi di sovranità che qui, meglio di me, venivano sostanzialmente indicati. Allora io penso che oggi la battaglia per affermare che i principi della nostra Costituzione siano applicati, la dico in modo secca perché è quello che penso, non può essere disgiunta dalla battaglia sociale ed economica che deve essere fatta. Perché qualcuno lo ricordava nella domanda che mi è stata fatta, io vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad andare a firmare anche per quei referendum, ma vorrei ricordare a tutti che si sta raccogliendo le firme per i referendum costituzionali e per cancellare la legge elettorale, ma si sta raccogliendo le firme perché non la FIOM, tutta la CGIL ha deciso per la prima volta nella sua storia, dopo 100 anni, di farsi direttamente promotrice di referendum abrogativi. E quindi io vi invito ad andare a votare, perché di andare a firmare, a votare ci andremo poi, di andare a firmare, perché se noi riusciamo entro il 9 di luglio a consegnare le firme, vuol dire che nella prossima primavera tutti i cittadini italiani potranno con il loro voto cancellare i voucher, riformare gli appalti, ripristinare la tutela contro i licenziamenti ingiusti, così come ci sono i referendum sulla scuola, per fare davvero una scuola pubblica, per cancellare i finanziamenti, per ricostruire davvero una politica. E se c'è un'agitazione oggi del genio di Firenze, in questo periodo abbastanza agitato, a me fa sorridere che sia lui che si lamenta del fatto che va poco a Ballarò, capite? Cioè adesso se c'è uno che in quel paese qui dovrebbe lamentarsi
del fatto che non va in televisione, siamo noi che paghiamo il canone e che ci tocca vedere sempre quello che mi pare a loro. Non è che tocca essere in una fondamenta questo partito. Ma se è preoccupato è perché pensiamo da voi. Ed è questa la battaglia che noi dobbiamo fare, che se noi riusciamo a ridare davvero la parola ai cittadini italiani, convincendo anche quelli che a votare non ci vanno più, che oggi sono la maggioranza, fatemela dire, lui lo sa che non ha il consenso della maggioranza dei cittadini. Non a caso, fatemela dire così, guardate che se ci riflettete, la legge elettorale, lui dice, ah, perché la domenica sera bisogna sapere cosa è successo. Io ci riflettevo, ho detto, ma uno sarebbe importante che lo sapesse anche il lunedì, il martedì, il mercoledì, cioè che lo sapesse sempre, no? Ma se ci pensate, qui e qui, il genio come si dice, no? E qui, lui in realtà non vuole aspettare la domenica sera, lui vuole fare una legge perché così lo sa il sabato chi ha vinto la domenica sera. Cioè questo sì, perché la follia è questa, di questo stiamo parlando. E ve lo dico su questo argomento qui, perché guardate, vi racconto questa, sabato scorso io sono stato ad Annone Brianza, che è un piccolo comune in provincia di Lecco, perché lì è nato un segretario nazionale, una persona che poi è diventata anche segretario nazionale della FIOM, che purtroppo non c'è più, è morto, che si chiama Pio Galli. E sono stato invitato dalla famiglia e dalla fondazione perché il comune, non è un comune di sinistra, ma ha fatto una cosa molto bella, ha deciso di intitolargli una strada. E siccome hanno fatto un film sulla sua storia, ed è uno di quelli che ha fatto il partito, è nato durante il fascismo, ha fatto il partigiano, è uno di quelli, diciamo così, che ha percorso tutta la storia fino a fare il segretario della FIOM fino agli anni 85-86, quindi ha vissuto un pezzo importante. Una cosa che io non conoscevo e che mi ha convinto della giustezza della battaglia che anche le organizzazioni sindacali secondo me devono fare fino in fondo è questa, che lui nel 1953 da operaio metalmeccanico fu licenziato. E la ragione per cui fu licenziato è che aveva si operato contro la legge truffa, capite? Cioè chiamavano una legge truffa una legge che per avere il premio di maggioranza bisognava prendere il 50%, capite? Bene, io ho pensato, se lui allora ha ritenuto utile si operare fino a farci licenziare contro la legge truffa, noi, scusatemi, che cavolo aspettiamo a mobilitarci quando siamo di fronte non a una legge che non ha la maggioranza, ma quando siamo di fronte al fatto che uno non ha letto da nessuno, ma addirittura in primati, che consentitemi, no? Siamo lì anche qui ai capolavori, no? Siamo alle primarie in cui non votano solo gli iscritti, vota chiunque, addirittura gli danno anche un euro se va a votare, perché siamo a questi livelli qui, che poi sulla base di quel percorso democratico pensa di poter fare quello che gli pare, compreso il fatto di cambiare la Costituzione senza avere nessuna verifica. E da un certo punto di vista, oggi, come è stato detto ampiamente, per impedire che la discussione avvenga concretamente su quello che sta succedendo, abbiamo sentito che adesso sono partiti tutti. È partito lui, il ministro, la ministra, tutti a dire che se perdono il referendum se ne vanno a casa. Io devo dire che la trovo una forzatura, ma io da un certo punto di vista mi dico, ma è davvero una cosa così grave che è davvero questo è il problema che abbiamo di fronte? No, perché siccome lui ha rifatto, si è distinto, scusatemi la brutalità, mi viene da dire, non siamo 60 milioni in quel paese qui, ed è proprio vero che abbiamo o un genio o non c'è nessuno, cioè chi è Renzi, chi è da poter pensare che se non c'è lui siamo alla disgrazia generale di quel paese qui? Non può venire forse l'idea che una delle ragioni per cui c'è anche una situazione difficile è proprio per la riduzione degli spazi di democrazia che si sono determinati in questo paese? Un partito, un politico, uno che ha giurato sulla Costituzione, dovrebbe preoccuparsi del fatto che ormai la maggioranza dei cittadini a votare non ci va più. Questa dovrebbe essere la preoccupazione di uno che vuole cambiare il paese, che vuole cambiare in modo diverso e governare in modo diverso in questo paese. Allora io penso che noi davvero siamo ad un passaggio molto delicato. Ma e siccome sono convinto di questo, e cioè che se ci riflettete un attimo,
le riforme, tra virgolette, che sono avvenute, parlo anche quello del lavoro, le pensioni, la vicenda del Job Act, la scuola, adesso hanno una caratteristica. Tutte queste cose sono avvenute senza che mai nessuno di noi abbia potuto dire se era d'accordo o no. E se ci pensate, davvero questo può essere l'anno in cui ci riprendiamo la parola che ci hanno cancellato e che ci hanno tolto. Perché riflettete su un altro passato. Perché siamo di fronte davvero a un'idea autoritaria che vuole ridurre gli spazi di democrazia. Guardate che quando il governo dice che lui col sindacato non ci vuole parlare, vorrei che fosse chiaro questo passaggio, con tutti i difetti, i limiti, i problemi che i sindacati hanno, con gli errori che abbiamo fatto, con le divisioni che si sono determinate. Ma quando uno dice questa cosa, non è che non vuol parlare con la Furlan, con la Camusso o con Barbagallo o con Landini, non è questo il tema. Guardate che dietro c'è un altro elemento che fa il paio con la riforma, come loro la chiamano, che hanno fatto della Costituzione e con la legge elettorale che vogliono fare. E cioè vogliono tagliare, cancellare qualsiasi forma democratica di partecipazione e di diritto di associazione delle persone. E pensano di poter andare in un rapporto diretto, non mediato da nessuno, senza dover rispondere a quello di quello che fanno, ma dove il problema diventa semplicemente non mandare tutti gli italiani a votare, ma mandarci quelli che sei sicuro che ti votano per te. E non è un caso che se tu vai a vedere quello che è successo, nelle analisi non le ho fatte io, se uno va a leggere chi è che non va a votare, è chiaro che cosa sta succedendo, quelli che stanno peggio a votare non ci vanno più. Se tu vai a vedere l'analisi che hanno fatto in molte città, in molti scopri, che quelli proprio che pensano di non, sono quelli che stanno peggio, quelli che sono più poveri, sono quelli che a votare non ci danno, perché si sentono da soli e non rappresentati più da nessuno. E guardate che un processo di questa natura porta sempre di più ad un processo autoritario, perché nega addirittura questo. E l'altro elemento che a me ha fatto riflettere è questo, no? Visto che adesso è partita la corsa, ogni giorno c'è qualcuno che dice che sosterrà, anche se gli fa schifo voto, no? Mi turo il naso ma voto, quell'altro gli fa schifo ma voto. Adesso ho sentito che non so se sono già usciti o no, ho perso qualche giro, ma ho visto, e a me dopo vi dirò anche il perché, mi colpisce sempre un po', che adesso non so se sono già usciti, ma ci sarebbero anche 250 scienziati, ho letto. No? Oh, vedete, uno come me che ha la terza media, io devo dire, essere sincero, ho sempre grande rispetto, quasi un timore reverenziale per chi ha potuto studiare, conoscere, perché quello che io ho imparato, che ho conosciuto, l'ho imparato nel sindacato, nel lavoro, quindi ho sempre molto, diciamo così, attenzione. Però ho fatto una riflessione, scusatemi la banalità, no? Ma la Costituzione, quelli che l'hanno scritta, l'ha scritta per gli scienziati o li ha scritta per quelli come me che avevano fatto la terza media o che non avevano neanche fatto? Perché se per capire la Costituzione ci vogliono degli scienziati, scusatemi la radicalità, ma secondo me c'è qualcuno che ci vuol prendere per il culo. Perché la cosa vera è che ci sono una serie di principi e di valori che hanno questa caratteristica. E lo dico perché siccome nell'Assemblea Costituente c'era anche uno come Di Vittorio, che come noto anche lui era autodidatta, e a cui gli si fece fare la relazione per costruire quella parte anche dei diritti del lavoro, che guarda caso sosteneva che il problema fondamentale era proprio riconoscere ai cittadini il diritto di potersi associare e che il problema era quello di far portare dentro i luoghi di lavoro i diritti di cittadinanza. Non a caso la proposta di statuto dei diritti dei lavoratori che lui lanciò nel 1952 e che poi fu attuata nel 1970, parlava proprio di far diventare i cittadini lavoratori anche dentro i luoghi di lavoro. E qui c'è l'altro elemento di cambiamento, perché la vera resistenza, secondo me, oggi, è svelare la falsa realtà che ci raccontano, le balle che ci raccontano. E faccio un esempio molto concreto, che a me ha colpito, perché ci ho riflettuto. Provate a pensarci. Lo statuto dei diritti dei lavoratori, sono voluto tanti anni,
Qual è la forza dello Statuto dei diritti dei lavoratori? È quella non che tutela l'organizzazione sindacale, il delegato, anche questo, ma la forza dello Statuto dei lavoratori è che tutela la persona e dice che una persona che lavora, visto come ci è stato spiegato che noi siamo una Repubblica con certe caratteristiche, che una persona deve avere non solo il diritto di lavorare senza bisogno di pagare nessuno, di conoscere nessuno, né di avere amicizie, ma di lavorare in quanto persona che dà il suo contributo, se è dentro un'azienda ed è ingiustamente licenziato, deve avere il diritto di essere reintegrato. Allora, la riflessione che io ho fatto è questa, a proposito di evoluzione della politica. Se voi ci pensate un attimo, io mi sono chiesto com'era formato il Parlamento che ha approvato lo Statuto dei lavoratori. Cioè, chi l'ha approvato? Ora emergono alcune cose. Primo, quello era un Parlamento in cui aveva partecipato a votare il 95% degli italiani, intanto, che proprio non fa così schifo rispetto al livello di rappresentanza che può avere un organismo. Secondo, quello che allora si definiva, oggi non c'è più, il Partito dei Lavoratori e delle Lavoratrici, il Partito Comunista, addirittura si astenne su quella legge, perché considerava che la soglia dei 15 dipendenti sopra o sotto il quale si applicava lo statuto era troppo alta. Io devo essere molto sincero, ho pensato, col senno di poi, dico la mia, che forse il Partito Comunista si è astenuto anche perché sapeva che gli altri l'avrebbero approvato, ma questa può essere una mia cattiva valutazione. Ma arrivo all'altro punto, chi la votò? Guardate che non la votarono partiti che dicevano di essere di sinistra, perché oltre al Partito Socialista la votò la Democrazia Cristiana, la votò il Partito Liberale, la votò il Partito Repubblicano. Quindi qual è la riflessione? Se ci pensate, in quegli anni la politica tutta, non una parte della politica, considerava un valore generale il fatto che le persone che lavoravano in quanto tali dovevano avere la tutela contro i licenziamenti e quindi consideravano davvero il lavoro e i principi della Costituzione non una cosa scritta sulla carta, ma una cosa che era necessaria da fare per il bene generale del paese, non di una parte, e per affermare davvero la democrazia in questo paese. Se ci pensiamo un attimo, quello che oggi dice che la cosa più di sinistra che ha fatto il Jobs Act, proviamo a pensare qual è l'effetto di quella legge lì, è che oggi la legge non tutela più la persona contro il licenziamento ingiusto, ma oggi la legge tutela l'imprenditore, e io so che gli imprenditori non sono tutti uguali, ma in questo caso tu tuteli quello che lo fanno nel modo peggiore, perché se oggi un imprenditore licenzia un lavoratore, anche ingiustamente, quello non corre più il rischio che quel lavoratore se lo ritrova in azienda perché non c'era una giusta causa, ma pagando un po' di soldi ha deciso chi può stare e chi non può stare. Quindi se ci pensate, considera di sinistra il fatto che anziché tutelare la persona che lavora, tu tuteli gli imprenditori, in questo caso il peggiore imprenditore che pensa di comprare e vendere le persone. Capite il cambiamento politico che si è determinato in termini di valori? Quando si dice che questi provvedimenti non c'entrano nulla con la Costituzione, perché la nostra Costituzione, come qui c'è stato molto precisamente spiegato, non dice che è fondata sull'impresa o sul mercato, dice che è fondata sul lavoro. E da questo punto di vista questa è l'operazione che sta venendo avanti. Allora la nostra battaglia deve essere anche una battaglia, consentitemi di dirlo in questo modo, una battaglia anche culturale, di valori sociali che dobbiamo fare, e smascherare le bugie che oggi vengono raccontate e la necessità di affrontare. Per questo è molto importante firmare anche per gli altri referendum e unire le battaglie che oggi ci sono nei referendum, perché attraverso questa democrazia noi siamo in grado di invertire e di combattere sostanzialmente questa logica e questo abbruttimento. Perché è evidente che se passa questa logica, badate che l'attacco ai diritti al contratto, riparto dall'inizio, conclude questo disegno, perché la cancellazione dello statuto ha non solo reso più facili i licenziamenti, ma ha reso possibile il controllo a distanza dei lavoratori, ha reso possibile il loro demansionamento. Rimangono due strumenti che sono frutto delle battaglie: il contratto nazionale, che oggi lo vogliono cancellare,
e il diritto di sciopero, che hanno già cominciato a dire che deve essere affrontato e messo in discussione. E se ci pensate, questo elemento qui significa semplicemente che il diritto delle persone, se vogliono, di associarsi e di organizzarsi per contrattare la propria condizione, viene negata alla radice. E sei di fronte al fatto che in un paese dove quelli che hanno parlato prima di me l'hanno detto in modo molto preciso, oggi la discussione che dovresti aprire in questo paese non è semplicemente quanti diritti dare, perché hai anche il problema di aprire una discussione su che cosa fai. Il passaggio è l'elemento di novità, secondo me, non è solo vero su cui dobbiamo riflettere, e cioè che c'è un peso della finanza che condiziona la politica che non c'è mai stato e che non c'era nemmeno quando ha fatto la Costituzione, e quindi è un problema nuovo da affrontare. Ma se ci pensiamo, oggi abbiamo insieme anche un altro problema, che è quello che se noi continuiamo a produrre i prodotti così come li conosciamo, gli auto, gli elettrodomestici, se continuiamo a costruire le case così come abbiamo sempre fatto, noi siamo di fronte, non lo dice Landini che passa di turno, ormai lo riconoscono tutti, al fatto che un modello di sviluppo e di produzione di questa natura porta rapidamente alla fine del mondo e alla conclusione del sistema anche ambientale. E allora la discussione da fare in questo momento dovrebbe essere una discussione non solo di come costruisco nuovi posti di lavoro, ma anche di che cosa produco, perché lo produco, con quale sostenibilità. E per questo allora ci sarebbe la necessità non di dare tutto all'impresa, ma di rimettere al centro l'idea dello studio, del ruolo che devono avere le università. Fatemela dire brutalmente, nelle università non devono studiare come si fa a tagliare 10 minuti di pausa ai lavoratori della FIA, dagli ingegneri bisognerebbe farli studiare come si fa a fare delle auto che non inquinano, a costruire delle città che siano vivibili. Ed è un progetto di questa natura che ha bisogno di un allargamento della democrazia. E allora la battaglia per il cambiamento di questo paese, e questo che dobbiamo dire con chiarezza, non è dire di sì al sovranetto di turno che pensa di essere Gesù Cristo che fa i miracoli, ci siamo? Ma il vero cambiamento di quel paese qui oggi è proprio dire di no, fatemela dire così, perché dire no oggi è l'unica condizione per poter dire sì domani alla possibilità di cambiare questo paese. Allora questa è la battaglia che noi dobbiamo fare, e credo che sia questo l'impegno che ognuno di noi deve mettersi. Grazie. Cominciato quando voi due a Torino.